L'Opel Corsa si presenta a Francoforte 2019 con la sua nuova versione elettrica, ovviamente in questo caso davanti troviamo il logo Vauxhall perché ovviamente si tratta della versione dedicata al mercato inglese, una Opel Corsa che è stata rivista completamente. È una nuova generazione in tutto e per tutto, sia per quel che riguarda il telaio, sia per quel che riguarda le motorizzazioni. Tra l'altro abbiamo anche ovviamente una versione elettrica e guardate come stanno utilizzando, diciamo, in maniera furba secondo me, i modelli già presenti in gamma e con cui già tutti noi siamo abituati ad avere a che fare, per sfruttare proprio anche la parte elettrica. Quindi non si creano dei nuovi modelli, ma si creano delle generazioni, o meglio delle versioni elettriche all'interno di una gamma che già tutti conosciamo e con nomi già conosciuti. Questo secondo me aiuta le persone, il pubblico, a prendere anche confidenza con questi veicoli. 136 i cavalli, quindi 100 kW la potenza massima, e la potenza di ricarica può arrivare fino a 100 kW, quindi significa avere un pieno di circa 330 km di autonomia massima in 30 minuti. Questo è un risultato veramente interessante che però appunto necessita anche di una struttura di ricarica che arrivi a questa potenza. Al contrario, si può anche sfruttare la ricarica a 11 kW o a 22 kW. Quest'ultima tra l'altro è una ricarica opzionale, quindi esattamente come tutti gli altri optional si acquista la possibilità di caricare a 22 kW, in quel caso si devono utilizzare necessariamente le colonnine di ricarica pubbliche. Invece da casa chiaramente si può utilizzare magari la 7,2 kW per poter ricaricare in maniera un pochettino più veloce. 50 kW della batteria, questo significa sostanzialmente avere a disposizione in 7 ore una ricarica completa, potendo utilizzare appunto i 7 kW complessivi. Intanto se vogliamo fare un giro attorno alla macchina, Claudio vai pure intorno, fai pure vedere la macchina all'anteriore dove è cambiata completamente, è sempre abbastanza riconoscibile. I fari sono cambiati, sono ovviamente full LED, hanno una forma molto sportiva secondo me. Davanti tra l'altro la calandra è bucata perché viene utilizzata la stessa delle versioni a combustibile e devo dire che effettivamente anche questa versione elettrica è difficile poi riconoscerla dalle versioni normali. Sono 280 i litri del bagagliaio, intanto vi facciamo vedere anche la parte posteriore. 280 litri significa avere un risultato nella norma, non esagerato ma comunque buono. Vedete che il vano di carico è molto regolare, non ci sono spigoli, quindi si può sfruttare molto facilmente. Qua sotto c'è il kit, ci sarebbe il kit di riparazione, in questo caso non è stato installato. Poi vi faccio vedere anche lo spazio al posteriore. Davanti il sedile arretrato un bel po', visto così non mi sembra molto spazioso, ma comunque poi lo proveremo a fondo una volta che l'avremo a disposizione. Sono molto curioso di provare quest'auto. Oltretutto sistemi di assistenza alla guida molto evoluti, ma non è neanche l'unica motorizzazione, come vi dicevo, perché ci sono anche le versioni tradizionali. La GS Line ad esempio, che sarebbe l'allestimento sportivo, è questa, si caratterizza per un'estetica completamente puntata alla sportività, spoiler nella parte alta molto pronunciato. Fa vedere qua il doppio terminale di scarico, bellissimo, e poi al centro il retronebbia. Cerchi di grandi dimensioni e all'anteriore non cambia molto rispetto alla versione che abbiamo già visto, se non per l'adozione di questi paraurti con i fendinebbia più sportivi, appunto più marcati, di colore nero. In questo caso abbiamo a disposizione il motore da 100 cavalli o da 130 cavalli e poi c'è anche la versione base, 1275 cavalli. Quest'ultima, tra l'altro, è una versione con una motorizzazione di tipo aspirato, quindi non è una motorizzazione turbo, quindi ovviamente le prestazioni sono diverse, ma poi di base rimane la stessa. Pensate che quest'auto nella versione base da 75 cavalli arriva a 980 kg di peso, che è pochissimo. Hanno risparmiato davvero tanto grazie all'utilizzo di materiali veramente molto tecnologici, sia per il telaio che addirittura per il cofano, che è in alluminio. Questa è una soluzione che su quest'auto non è facile da vedere. Vi facciamo vedere anche queste altre versioni. Ovviamente ci sono anche motori diesel, 1.500 da 100 cavalli, peraltro possono essere anche abbinati, sia benzina che diesel, da vedere. Vi facciamo vedere anche queste altre versioni, ovviamente ci sono anche motori diesel, 1.500 da 100 cavalli, peraltro possono essere anche abbinati, sia benzina che diesel. Tra l'altro le motorizzazioni a benzina possono essere anche abbinate a un cambio automatico 8 marce. Vi faccio anche vedere questa bellissima Opel Corsa GT del 1987. Che è stata posizionata qua un po' per ricordare quali sono state le origini di quest'auto e come si è evoluta fino ad adesso. Bellissima, tra l'altro conservata benissimo quest'auto, ovviamente di proprietà di Opel, non poteva essere diverso. Avrà sì e no
qualche chilometro, penso che non sarà mai stata utilizzata su strada. Venite poi da questa parte, vi faccio vedere anche la Opel Corsa Rally. Questa qua verrà impiegata in un campionato monomarca. Verranno sponsorizzate di fatto da ADAC, anzi verranno gestite da ADAC, che è l'ACI tedesco, e permetteranno quindi di poter prendere anche confidenza per i team clienti con tutta il motorsport elettrico. Da questa parte abbiamo la Grandland X Hybrid 4, un'altra grande novità, la Grandland X è disponibile con la versione ibrida plug-in, così vi faccio vedere anche tutte le novità dello stand Opel. 300 cavalli, se non ricordo male, molto potente, 1.600 benzina, dotato anche ovviamente di un motore elettrico al posteriore per avere la trazione integrale all'occorrenza o comunque ridurre i consumi, viaggiare addirittura per decine di chilometri soltanto in modalità elettrica. Poi da questa parte abbiamo l'Astra, che è arrivata a un nuovo restyling con l'adozione di nuovi motori PSA, e oltretutto abbiamo ancora in gamma le motorizzazioni 1.200 turbo, 1.400 turbo e poi per il resto tutta la gamma Opel. Quello che però ancora non vi ho fatto vedere sono gli interni dell'Opel Corsa. Quindi torniamo dall'altra parte dello stand. Vi apro la porta così potete entrare a posteriore e vi faccio vedere come è fatto l'interno, ovviamente col doppio schermo, touchscreen molto grande, leva del cambio qua sotto automatica, molto spazio, molto spazioso comunque in generale come abitacolo, e qua abbiamo la piastra di ricarica a induzione e poi la strumentazione che ovviamente è digitale anche in questo caso. Molto bella, devo dire che anche la qualità è più o meno quella che ci aspettavamo da automobili di questa categoria e devo dire che anche gli assemblaggi mi sembrano fatti bene. Ripeto, sono curioso di provarla perché potrebbe essere veramente un modello molto interessante. Oh.